io ieri ho difeso un altro governatore, quello della Puglia Emiliano, perché un suo assessore ha fatto una proposta, secondo me intelligente, a proposito di donne, che non lede la libertà di nessuno, però questo assessore della giunta di sinistra di Emiliano, mi sembra di 5 Stelle, ha portato una delibera per cui se una donna sceglieva di interrompere una gravidanza perché ha difficoltà economiche, e quindi non per una scelta morale su cui nessuno deve eccepire, ma perché non ce la fa, perché non c'ha i soldi, la regione gli dava fino a 5.000 euro per permettere a questa donna di poter portare avanti la gravidanza e mettere al mondo un figlio. Quindi senza imporre niente a nessuno, se tu dici devo fare una scelta drammatica perché io da uomo non posso neanche lontanamente immaginare la sofferenza che possa comportare una decisione del genere, però se lo fai per altri motivi non entro nel merito, se lo fai per motivi economici perché sei preoccupato di non avere i soldi per il latte in polvere, per i pannolini, per l'affitto, la regione, secondo me è una scelta di civiltà, ti dà i soldi per poter mettere al mondo una vita. L'hanno portata, l'hanno approvata, l'hanno fermata perché dal PD hanno fatto polemica, perché così si mette in discussione la libertà della donna. Ma che testa hai, che problema hai se una regione vuole aiutare una mamma a diventare mamma dando un contributo economico? E quindi io ho detto: Emiliano, vai avanti,